Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione parleremo del significato figurato delle parole e analizzeremo alcune delle più comuni figure retoriche. Prendiamo come sempre come spunto di partenza due frasi. Nella prima diciamo: una volpe è entrata nel pollaio. Nella seconda: non puoi imbrogliare Gianni, è una volpe. Ecco, capiamo immediatamente che nelle due frasi il termine volpe, che di per sé è identico da un punto di vista della grafia e anche della pronuncia, viene usato in maniera differente. Nella prima frase è usata infatti nel suo significato letterale o denotativo, quindi la volpe indica in questo caso un mammifero carnivoro con muso appuntito e con una lunga e folta coda, come direbbe appunto una definizione proprio da dizionario. E intesa appunto nel senso comune e stretto del termine. Nella seconda frase invece la parola volpe assume un significato completamente diverso, che viene detto significato figurato o connotativo. Quindi si tratta di un senso diverso da quello letterale, anche se in qualche modo collegato allo stesso, perché si ricollega a una caratteristica della volpe, ossia alla sua furbizia. Quindi, dicendo che una persona è una volpe, intendiamo dire che è una persona molto furba e scaltra, che non si lascia trarre in inganno tanto facilmente. Possiamo addirittura dirlo in senso ironico, e a questo punto ad un senso figurato se ne aggiunge un secondo. Ecco, quindi cominciamo a dare le due definizioni, significato letterale e significato figurato. Il significato letterale o denotativo di una parola è quello che indica chiaramente, proprio con precisione, la persona, l'oggetto o il concetto di cui si parla. Il significato figurato, invece, o connotativo, è un significato più ampio che va al di là del significato letterale e permette di esprimere la realtà con una maggiore efficacia espressiva ricorrendo a figure, a immagini, a simboli e a paragoni. Quindi si apre con il significato figurato tutto un orizzonte semantico che è assolutamente sconosciuto al significato letterale. Ecco, noi usiamo nel linguaggio quotidiano moltissime parole o espressioni, i cosiddetti modi di dire, che fanno riferimento ad un significato figurato. Questo ci aiuta a rendere più immediato, più colorito un discorso, per catturare l'attenzione di chi ci sta di fronte, per fare dell'ironia e così via. Quindi i modi in cui il significato letterale diventa figurato, ossia queste forme del linguaggio figurato, sono entrati, si può dire, proprio nel nostro modo di essere e di esprimerci, quindi permeano la nostra esistenza, ma non lo fanno solo, diciamo, a livello così spontaneo. Sono stati anche codificati da un'arte antica che era la cosiddetta arte del dire o retorica. Si trattava di una disciplina vera e propria nella cultura classica, sia greca che latina, e si occupava di studiare in modo accurato proprio l'arte del parlare e dello scrivere in modo efficace e convincente. Le figure retoriche che sono state utilizzate e anche catalogate negli anni sono veramente tantissime. Però ce ne sono alcune sicuramente di uso più frequente e anche di più facile individuazione, con cui bene o male tutti gli studenti, anche i più giovani, si trovano prima o poi ad avere a che fare. Ecco, quindi cominciamo ad analizzarne qualcuna, proprio per iniziare a familiarizzare con questo universo. Allora, una prima figura retorica è la cosiddetta similitudine, che consiste in un confronto o paragone tra due termini che presentano delle somiglianze evidenti. Ad esempio, posso dire: Bruno è buono come il pane. Ecco, alcuni testi distinguono la similitudine dal paragone, dicendo che il paragone è quello di cui vi ho appena fatto un esempio, mentre la similitudine è una forma più ampia, quindi richiede una costruzione della frase più complessa. Nel paragone abbiamo solamente due nomi messi a confronto, quindi in questo caso
Bruno e il pane, mentre nella similitudine abbiamo delle espressioni più ampie. Sono celeberrime a tal proposito le similitudini dei Promessi Sposi di Manzoni, quindi quando ad esempio paragona Don Abbondio ad un vaso di coccio costretto a viaggiare in compagnia di tanti vasi di ferro, quindi la similitudine implica il paragone proprio tra due situazioni ampie, non tra due nomi singoli, e le similitudini manzoniane spesso occupano parecchie righe, ecco. Però trattandosi tutto sommato di un procedimento analogo, ormai i manuali tendono a considerare similitudine e paragone la stessa figura retorica. Un'altra figura retorica nota è la metafora, che consiste nella sostituzione di una parola con un'altra parola che sia legata alla prima da un rapporto di somiglianza. Ad esempio, se dico Mario è un toro, non intendo ovviamente dire che è un animale, ma che è forte come un toro. Quindi possiamo dire che la metafora è un paragone senza il come. Oppure Dario è un'aquila, o ancora Paola è una colomba, e così via. O anche se dico che una persona ha i capelli d'oro, non vuol dire che ha i capelli di metallo, ma che sono biondi come l'oro. Quindi è come se fosse un paragone ridotto ai minimi termini. Poi un'altra figura retorica piuttosto comune è la personificazione, detta anche allegoria, che consiste nell'attribuire a oggetti o animali o a fenomeni naturali delle caratteristiche che sono proprie degli esseri umani, quindi azioni, sentimenti e così via. Quindi ad esempio se dico che le fronde degli alberi danzano con il vento, ovviamente le fronde non stanno danzando nel senso stretto del termine, ma si muovono ondeggiando, ricordando dei ballerini. Poi, altra figura retorica molto nota è la cosiddetta iperbole, che consiste nell'esprimere un concetto in modo enfatico, quindi con toni esagerati, a tal punto che se fossero presi alla lettera risulterebbero assurdi. Non so, quando diciamo, lo diciamo spessissimo, ho 1 miliardo di cose da fare e per fortuna non sono veramente 1 miliardo, ma sono comunque tante e noi le percepiamo come se fossero un'infinità. Oppure se ci capita che una persona si presenti ad un appuntamento leggermente in ritardo, magari per farglielo pesare, diciamo finalmente sono 3 ore che aspetto. Ecco, questa si chiama iperbole. Altra figura retorica molto molto usata nella quotidianità, non solo quindi dai comici ma da tutte le persone, è l'ironia, che consiste nel dire il contrario di ciò che si pensa. Ovviamente facendo in modo che il nostro interlocutore possa comprendere che stiamo scherzando. Ad esempio, se diciamo una frase del tipo bella idea che hai avuto, per dire che l'idea in questione non è stata per nulla buona. Ecco, anche il caso, anche l'esempio, di dire ad una persona che è una volpe, se lo diciamo appunto, sei proprio una volpe, per dire, caspita, non sei per nulla furbo, a questo punto è non solo una metafora, ma è anche usata in senso ironico. Quindi abbiamo la coesistenza di due figure retoriche in una sola espressione. Ecco, ultima figura retorica su cui mi voglio soffermare oggi, è un nome un pochino più difficile. Ma anche questa in realtà molto usata anche nella vita quotidiana, è la sinestesia, ossia l'associazione all'interno di un'unica immagine di parole, che possono essere nomi o anche aggettivi, che appartengono a sfere sensoriali differenti. Ad esempio, se diciamo il blu è un colore freddo, ovviamente non intendiamo dire che il blu ci fa venire i brividi nel senso stretto del termine, ma che il colore ci ricorda un qualcosa di freddo. E il colore è in realtà qualcosa che appartiene alla sfera sensoriale della vista, mentre la sensazione del freddo è una sensazione tattile. Quindi abbiamo il tatto e la vista che vengono fusi in un'unica espressione, per cercare di dare al nostro interlocutore un'informazione sulla consistenza di questo colore che non riusciamo a definire in altro modo se non ricorrendo appunto all'aiuto di una sfera sensoriale differente. Bene, con questo ultimo esempio abbiamo finito questa lezione. Chiaramente è un primissimo approccio alle figure retoriche, quindi ben lungi dall'esaurire questa materia che è decisamente ampia, però spero che questo intervento sia servito ad aiutarvi a prendere confidenza con questo ambito di studio.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito, se avete trovato utile la lezione, ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Arrivederci e alla prossima!